Spettacolo dentro e fuori dal campo per la sfida molto sentita tra Varesina e Alcione. Lo stadium di Venegono è colorato a festa per una partita in cui gli ospiti provano fin da subito a voler fare la gara. La prima situazione parte dal piede destro di un ottimo Palma che, rientrando da sinistra, crea problemi alla difesa delle Fenici. Il suo cross per il colpo di testa di Bagatti, che trova la parata di Spadavecchia e poi la testa di Schieppati. Nulla di grave, i due si riprendono subito. Poi da una punizione di Venturini comincia a scaldarsi il sinistro di Morselli. Tiro al volo bello ed efficace, Spadavecchia si distende e para. Ma la Varesina c'è, ha coraggio e riparte con qualità. Sali mette in apprensione sulla corsia di destra, qui la sua conclusione troppo centrale però è disinnescata da Bacchin. Molto bene anche Orellana, il 10 della Varesina trova dribbling e intensità e da un suo cross si chiude un'azione con un sinistro pretenzioso di Schieppati, che è comunque un bel segnale per i ragazzi di Spilli. Poi torna avanti l'Alcione, Pio Loco riceve dopo una rimessa lunga di Chierichetti e ci prova senza però trovare la porta. Poco dopo, sempre il 10 in maglia orange, è molto più pericoloso su una palla vagante in aria, arrivata sempre dal piede di Palma, conclusione potente che colpisce la traversa. Sul proseguio dell'azione confusa dentro l'area di rigore, arriva al tiro Piccinocchi, che però non riesce ad inquadrare la porta. Con le immagini passiamo alla ripresa, dove la Varesina decide di partire con il turbo. Bastano 3 minuti alle Fenici per trovare il gol che scatena l'entusiasmo dello stadium. Pennellata di Gasparri per la deviazione di testa di Bernardi. 1-0 e secondo sigillo in campionato per il difensore, classe 97. È un botta e risposta continuo nel secondo tempo. Prima gli Orange reagiscono con un'azione sugli sviluppi di un corner in cui la palla non vuole saperne di entrare, tra la tensione della difesa della Varesina e l'imprecisione del destro di Venturini, che da ottima posizione non riesce però a trovare la porta. Poi col raddoppio sfiorato dalla squadra di Spilli, corner di Orellana, Poesio devia la traiettoria, palla che finisce sul secondo palo dove Gasparri controlla e calcia e trova una clamorosa traversa. L'Alcione, scosso da questa occasione, ci mette un po' a rianimarsi provando da fuori con un tentativo poco efficace di Bangal. La scintilla agli Orange la dà invece Morselli, punizione meravigliosa e palla che si schianta proprio all'incrocio dei pali. Da qui la squadra di Cusatis accelera per trovare il pareggio. Bangal, sotto misura sua azione di corner, non trova la deviazione vincente e poi ancora la premiata ditta Morselli Palma confeziona una super chance dentro l'area di rigore, ma il numero 11 è impreciso, questa volta con il sinistro. Sembra fatta per la Varesina, ma nel recupero arriva il pareggio dell'Alcione. Zito dalla corsia di destra mette dentro un pallone basso che arriva in qualche modo sul piede di Bangal, pronto a spingere in rete. Qualche protesta della Varesina per la posizione del numero 9 al momento del tocco. L'Alcione ha ancora 3 minuti nel recupero per provare a spingere per vincerla e rischia di perderla, perché c'è una ripartenza incredibile della Varesina con Poesio che trova un corridoio per Gasparri. Super salvataggio difensivo di un monumentale Palma allo stadio, una partita stupenda. Finisce 1-1.